Buonasera. Ciao mister Francesca Mencacci, La Nazione. Sì. Sei tanto arrabbiato. Molto. Ecco, qual amareggiato. Il risultato, dispiaciuto, perché la partita, se gioca una partita stratosferica, adesso non mi dite che abbiamo giocato male perché mi incazzo. Mi alzo e me ne vado. Non voglio mancare rispetto a nessuno, però un po' di fenomeni. La squadra ha fatto la più bella partita di quest'annata, sta in crescendo notevole. Ha fatto un primo tempo straordinario, no bello, straordinario, perché dire bello è riduttivo. Poi il calcio ha fatto anche di casualità, perché loro hanno fatto un tiro e mezzo in porta, noi abbiamo regalato 10 occasioni a gol, 10. Poteva finire 4-0, finire 3-3. Il calcio è anche casualità, è anche sfortuna, è anche culo, se la vogliamo vedere dall'altro punto di vista, è anche arbitraggi che poi determinano alcune situazioni che comunque condizionano i più deboli al cospetto dei più potenti, perché bisogna vederle tutte. Guardiamo un attimino come il direttore gara ha distribuito i cartellini, e quindi ecco, sono tutte valutazioni che fanno arrabbiare. Ciò non toglie, secondo me, che si è fatta una grande partita. Poi se vogliamo andare a cercare l'errore, sicuramente sul terzo gol si poteva far meglio, ci mancherebbe, ma mi sembra un po' ingeneroso andare a cercare un errore su una prestazione straordinaria da parte dei ragazzi che comunque meritavano almeno di vincere la partita. No, per me poteva finire 4-0, finire 3-3, e il calcio purtroppo ha fatto anche queste cose qui. Però non mi venite a dire altre cose, perché sennò dopo oggi mi arrabbio veramente. Magari si potevano sfruttare meglio le occasioni. Come sì, dicevo. Però Francesca, se tu l'ultimo 4 partite hai fatto 9 gol e noi ancora parliamo, c'è stata una crescita straordinaria, 9 gol in 4 partite, ma so più di 2 gol a partita in media, quante gol fanno le altre squadre? Ma stiamo scherzando? Abbiamo fatto gli stessi punti a Frosinone che è primo in classifica e continuiamo sempre a fare questo atteggiamento così negativo, così che a me, un attimo, ho detto per inciso, non me ne frega niente, però devo difendere il mio lavoro e devo difendere le prestazioni dei ragazzi. Perché comunque è ingeneroso parlare in questa maniera, andare a vedere sempre l'errore, andare sempre dei coglioni alla squadra, coglioni in senso stupidi, o ai ragazzi, alla squadra, eccetera, è comunque un atteggiamento riduttivo. Io difendo il mio lavoro, punto e basta, è quello dei miei ragazzi. Adesso continuiamo, però già avete capito che sto incazzato stasera. No, bisogna essere oggettivi sulle cose, io accetto le critiche, ma deve essere oggettive, non mi faccio per il culo. Sì, salve, buonasera. Dario Cangemi, giornale di Sicilia e tifosi Palermo. Lei ha detto che ci sono stati degli atteggiamenti arbitrali, probabilmente sì, da rivedere, sì, probabilmente anche il rigore è un po'... Sì. Allora, ascoltami, senti, io parlo della distribuzione dei cartellini in campo. Andatevela a vedere e rivedere, perché comunque ha condizionato la gestione, perché ho tutti i giocatori ammoniti. È chiaro che uno bisogna che li cambia, perché siamo 5-6 giocatori, se non cambi poi rimani in 10. E invece al cospetto, andate a vedere, guarda, spiegami perché non ha fatto l'ammonizione sul fallo ultimo, giusto per ricordartelo, quello su Di Carmi, il fallo che ha fatto il difensore su Di Carmi, ha lanciato a porta, spiegami perché non l'ha ammonito. Non mi rispondi? E allora se mi fai una domanda, fammela in maniera... Aspetta, sul rigore, il rigore c'era, il rigore il VAR ha confermato, l'ha dato, per te non c'era, benissimo, per me ha arbitrato male, quindi sono dei punti di vista, io ti spiego quelli che sono i miei punti di vista, ti sto dicendo... Visto che mi fa una domanda, tu mi crei il problema, dimmi tu qual era la soluzione. Non me lo dici? Scusa, non mi rispondi? No, tu mi metti sull'arbitro, aspetta. Vabbè, chiuso, va. Buonasera, mister. Corrado Rosito, Il Messaggero. Sì. Partiamo allora dalle cose positive. Un primo tempo di grande intensità. Sì. Attaccare bello. Sì, bello, abbiamo fatto grande calcio, Dio buono, non solo intensità, sì, no, aspetta, velocità, non ho profondità. Virgola. Buona, ottima prestazione, cioè risposte che sono arrivate, quindi diciamo il secondo tempo soltanto diciamo condizionato da episodi e arbitraggio e così via, quindi guardare il futuro con maniera positiva. Allora, se vogliamo essere ipercritici, obiettivi, ci mancherebbe, bisogna essere oggettivi e fare le valutazioni. Io dico comunque che quando abbiamo preso il secondo gol stavano a rete, ha riaperto una partita che non stavano in giro interno tra le due, quindi chiaro che poi la giochi con apprensione, quando doveva invece essersi messa che la potevi giocare in scioltezza, no? Invece come appena ricominciato il secondo tempo prendi su un episodio sfortunato il secondo gol 3-2, in quel momento non stavano in giro interno a casa mia, per come la vedo io. È chiaro che ti crea un attimino di... Noi siamo nella condizione di dover comunque recuperare, no? Siamo in rincorsa, siamo sotto, quindi è chiaro che
ti vedi 3-2, una partita che stai schiacciando gli avversari, stai dominando il largo e il lungo, è chiaro che ti crea questo così. Poi è chiaro, ci è mancato un po' di lucidità alla fine, se vogliamo le risorse sono venute anche un po' meno, ci mancherebbe altro, però quando noi andiamo piano vuol dire che gli avversari sono avvantaggiati, ma se non andiamo forti non ce n'è per nessuno, quando andiamo forti è difficile magari mantenere un ritmo così intenso, così alto, così forte, magari per 90 minuti. Però la partita l'avevamo portata a casa, l'avevamo confezionata bene, perché avevamo dato 3 gol nel Palermo. Mister, buonasera. Antonio Caravella, Agenzia Stampa Italia. Sì. La voglio far arrabbiare più nel senso positivo, buono. Ma ci mancherebbe, io aggiungerei sul fatto della distribuzione dei cartellini, anche forse... è sfuggito anche quella cosa più importante, il passaggio secondo me volutamente di quel difensore. Bravo, giusto? Sì, su Olivieri, perché secondo me quello è intenzionale, andava punito con una punizione indiretta. Io ho fatto l'arbitro, secondo me andava punito io non è che vengo qui e cerco e mi invento le cose. No, ma è giusto, è corretto, mi sembra. Esatto, io faccio le mie considerazioni e vedo una disparità nella direzione arbitrale, che è vero che però alla lunga tanti episodi comunque condizionano. Certo, se tu gli non prendi il secondo gol o gliene fai 4-5, come è stato detto prima, perché andiamo 10 volte davanti al portiere, però non è poi fai 10 gol per vincere la partita. Ne ci ha fatti 3, quanti ne fai? 100. Cioè, io dico che Palermo è stato mantenuto in vita e poi è stato portato a termine la partita. Questo è il mio pensiero, l'ho detto anche a lui, Fatto mister della munizione a fine gara, sì, perché ho detto questo. Sì. Perfetto, grazie. Con educazione, però, gli ho detto il mio pensiero. Certo, la sua direzione arbitrale sta assolutamente discutibile. Non l'ho offeso, però lui li ammonisce, perché quando non sanno rispondere, tirano fuori il cartellino. Questo pure bisogna anche, voglio dire, se loro vogliono cercare un colloquio, però non si può parlare con loro. Dimmi. Mister, buon pomeriggio. No, solo per chiarire, quando lei prima ha detto verso la fine sono mancate un po' le risorse, si riferiva a risorse fisiche ritmo. E atletiche. Certo, insomma. Quel ritmo da 200 all'ora, tutti i 90 minuti, fa fatica a tenerlo. Però quello che voglio dire è che se tu tieni quel ritmo lì e gli hai 3 gol al Palermo, secondo me la partita già un pezzo avanti l'hai portata. Poi sono stati loro ci hanno recuperato la partita su episodi, non ha fatto un dominio come l'abbiamo fatto noi. Questo voglio dire, il pareggio non sta né in cielo né in terra. Questo è il mio punto di vista, perché noi li abbiamo stradominati, non dominati, stracciati. Il pareggio non sta né in cielo né in terra. Scrivete, questo è il mio pensiero, poi dopo datemi pure il coglione, tanto non me ne frega un cazzo. Domanda è banale, il Perugia ce la fa a tenere questa gamba fino alla fine del campionato? No, deve migliorare, visto che non basta. Più meglio di così la gamba? Sì. Si aspettava un pochino più di profondità dai cambi finali? Allora, ti rispondo perché sono una persona educata. Mados sono 8 mesi che non gioca e comunque un quarto d'ora, il discorso che abbiamo fatto ieri. Sì, certo, però secondo me ha fatto quello che poteva. Lo stesso di Carmine, anche lui reduce un infortunio, il mese di dicembre non ha mai giocato lui. Però se non li fai giocare mai non prendono mai condizione e parti con i 15-20 minuti. Cioè io un'altra soluzione non ce l'ho, anche perché i due ragazzini davanti erano Gotti, andato Dio Bono, se li sognano stanotte secondo me il difensore del Palermo, i due attaccanti nostri, i due ragazzini. E poi chiaro, sono Gotti, uno li cambia. Chi è entrato poteva far meglio, poteva far peggio, oddio. Però secondo me hanno fatto quello che hanno potuto. Sì, lì 68 tutti e due lì erano stati ammoniti e su quella sinistra del campo si venivano su in 3 loro e chiaramente noi sapevamo che lì dovevamo andare a volte in squilibrio e allora magari ecco.